e bentornate. Oggi video in collaborazione con il gruppo di Facebook Le Fashion YouTubers. Ve lo lascio in sovraimpressione e nell'info box, capitanato dalla mia amica Fortuna del canale Fortuna Fashion in Makeup. Lei è l'amministratrice di questo gruppo con cui io collaboro spesso perché mi piace tantissimo farlo. Se volete iscrivervi alle Fashion, trovate il link nell'info box. Allora, questa collaborazione è molto molto carina, secondo me è interessante, la troverete sicuramente interessante perché mostreremo i nostri fondi, le nostre cipre preferite, quelle che usiamo tutti i giorni, quelle che usiamo in occasioni speciali oppure quelle che ci piacciono di più. Vi invito ad andare a vedere i canali che vi lascio nell'info box, anche loro faranno gli stessi video e naturalmente parleranno dei fondi e delle cipre preferite. Inizio subito, vi faccio vedere prima le ciprie perché sono di meno e poi parlerò dei fondi. La prima cipria che vi mostro è la cipria correttiva di Wycon, questa qui. Questa è una cipria che serve per correggere le discromie sul viso. Questa qui mi trovo veramente benissimo perché ovviamente essendo di vari colori, come vedete, c'è all'interno il giallo, il rosa, il viola, sono colori che servono appunto per andare a correggere e togliere le piccole discromie che abbiamo sul viso. Io mi trovo benissimo quando devo andare a correggere le imperfezioni, in special modo quando ho qualche cerimonia, qualche cosa un po' più impegnativa che mi interessa avere un make-up un po' più, diciamo, elaborato, quindi un po' più perfetto. Ecco, e questa veramente mi aiuta tantissimo. Questa di Wycon è particolare perché è a mosaico, quindi prende un po' tutti i colori, quindi miscelata tra tutti i colori dà quella correzione perfetta. Cipria che è importante, che serve per opacizzare il viso, per mattificare, è questa qui di Essence, la matte. Questa è la bianca, la cipria bianca trasparente. Io la uso prevalentemente dopo aver messo il fondo perché la bianca trasparente è una cipria importante, nel senso che non va ad alterare il colore del fondo, perché se prendiamo una cipria color carne rischiamo di non di annullare poi il colore del fondo. Invece questa qui non altera in nessun modo il fondotinta perché è bianca, è trasparente, va solo a fissare, opacizzare e insomma è veramente perfetta. Io questa di Essence mi trovo benissimo, assolutamente ne basta veramente pochissimo. Poi io amo le cipre compatte, quelle in polvere libera non le amo particolarmente, ma è un fatto mio personale. Però devo dire che questa di Essence fa il suo lavoro. Poi insomma è una cipria low cost, non costa tantissimo e quindi va bene. Poi tutti i giorni mi piace usare questa qui, questa è della Puro Bio, la cipria compatta, questa è nella tonalità 02, ho fatto anche un bel buco perché ragazze io la uso veramente tantissimo in combo con il fondo che adesso vi presento perché ho finito con le ciprie, quindi cominciamo con i fondi. Allora io inizio con il fondo, questo fondo qui. Infatti, la cipria di Puro Bio che vi ho mostrato, io la abbino al fondo 02 di Puro Bio. Questo è un fondo che a me piace tantissimo, mattificante, super coprente, è un po' pastoso, l'ho detto e l'ho ridetto, ma secondo me, se applicato con un po' di acqua termale sul pennello o un po' di tonico sempre spruzzato sul pennello, la texture è veramente perfetta, quindi non lascia macchie, non lascia loni, non lascia nessun tipo di imperfezione. È veramente buonissimo, quindi tutti i giorni li uso veramente tantissimo. Un altro fondo valido che con cui mi sono trovata benissimo è questo della Caraja Makeup. Questa è la Photo Finish.
Eccolo qui, ed è un fondo senza oli ed è effetto matte. È un fondo che io amo molto, lo trovo molto liquido, però naturalmente ragazze è eccolo qui, ho fatto un swatch. Mi trovo bene con questo fondo, non si sente sul viso nonostante non abbia un inci meraviglioso, ma devo dire che il make-up, insomma, come base è veramente fantastico. È un ottimo fondo performante, quindi ha un'ottima resa e mi piace veramente tantissimo. Naturalmente lo trovate sul sito di Caraja Makeup. Altro fondo che ho ricevuto per una collaborazione e che mi è piaciuto, ma per me un leggermente scuro, ma comunque un buon fondo, quindi devo assolutamente premiarlo. Lo sto usando in un altro modo perché questo fondo è il fondo della Prestige Cosmetics, questo qui, questo è nella tonalità 02, ma per me è leggermente scura. E quindi io lo uso in un altro modo, poiché questo è un fondotinta più correttore, un 2 in 1, lo utilizzo come correttore e mi trovo veramente bene, copre veramente bene, mi piace veramente tanto. Devo dire che è un effetto cipriato, mi piace veramente tantissimo. Ecco qui, metto un po' di più, magari ve lo faccio anche vedere, non so se si riesce a vedere, la luce non è tantissima oggi. Comunque, dallo swatch sembra molto chiaro, però poi quando insomma lo vado ad applicare mi rendo conto che per la mia pelle non è proprio adatto come colore, come tonalità, leggermente scuro, quindi tendo poi ad usarlo come correttore. Avendo anche questo, essendo un 2 in 1, lo sfrutto in questo modo. E però ha un'ottima coprenza, è un buon fondo e assolutamente va premiato, ve ne volevo parlare. Poi veniamo all'ultimo mio acquisto, l'ho acquistato circa una settimana fa, poco più. E l'ho provato tanto perché ero talmente incuriosita da questo prodotto che insomma l'ho voluto assolutamente acquistare. Ne ho sentito parlare benissimo e devo dire che tutte le recensioni che ho sentito sono assolutamente veritiere. Devo premiare assolutamente il fondotinta di Catrice HD Coverage. Questo qui è nella tonalità 020 rose. Rose beige mi sembra, una cosa del genere, ma comunque sì, rose beige 020. Il suo costo è di 7,99. L'ho dovuto prendere online perché qui insomma non si trovava assolutamente. È un fondotinta che mi piace tantissimo. Lo indosso anche oggi. Ha un effetto cipriato, non si sente assolutamente sul viso. È talmente leggero, sembra che tu non lo stia indossando. Ed è molto performante. Mi ha coperto sin da subito tutte le lentiggini, tutto quello che ho sul viso. Devo dire che mi è piaciuto veramente tantissimo. Io lo straconsiglio, ragazzi. È uno dei miei fondi, diventato un poco più di una settimana, uno dei miei fondi preferiti. Questi sono tutti i miei fondi e tutte le mie ciprie preferite. Io ringrazio Fortuna per averci dato la possibilità di collaborare con lei. Grazie per questa bella idea che ha avuto. Io le mando un grande bacio, vi invito a passare da tutte, spolliciate all'insù e spero che i miei fondi e le mie ciprie vi siano piaciute. Io vi aspetto giù, mi piace leggervi, commentate, fatemi sapere cosa pensate di questi fondi e di queste ciprie. Io vi mando un grande bacio e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima volta, che sarà molto presto. Mi raccomando, fate le brave. Ciao bellezze!